Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Misurina. So che molti di voi sono degli abitué o comunque degli affezionati alla località. Io sono qui in veste di abitante del lago di Misurina e sono pienamente, diciamo, abbraccio, ecco, il tema dell'apertura o della rinascita del Pio XII, perché so quanto è prezioso l'ecosistema di questo posto. Personalmente sono anche la persona che ha imbottigliato l'aria di Misurina sotto forma di piccolo aerosol. Forse avete letto qualche notizia su questa strana idea imprenditoriale. Da proprio l'aria di Misurina ho fatto nascere la mia idea imprenditoriale, catturandola proprio con dei piccoli aerosol, con una tecnica adottata dai subacquei, con un compressore ad aria respirabile. Avevo letto ancora nel lontano 2016 la notizia di una bambina che soffriva di sensibilità chimica multipla, una patologia che rende universalmente allergici sia ad agenti naturali che chimici presenti nell'aria, e questa bambina, per ricevere le cure migliori possibili per la sua malattia, avrebbe dovuto, viveva qua a Misurina come paziente del Pio XII, e avrebbe dovuto compiere un viaggio fino all'Inghilterra. Proprio per questa, diciamo, necessità, il team medico aveva contattato un team di sommozzatori e proprio gli hanno catturato l'aria di Misurina così speciale all'interno di bombole da sub. Non hanno scelto di utilizzare aria sintetica o ossigeno da laboratorio, ma proprio un'aria proveniente da una località montana, esattamente Misurina. L'idea mi stupì a tal punto che pensai che fosse possibile veicolare appunto questo elemento così intangibile ma così puro sotto forma di un progetto commerciale. Da lì poi è nata la mia idea. In realtà adesso l'idea dell'aria in bottiglia è molto audace, perché l'aria è senza peso, senza sapore, senza odore, quindi difficilmente, ecco, è difficile trasmettere altrove, no? Piuttosto che in una città o in alta quota, l'esperienza di respirare un'aria pura. E il mio progetto è proseguito analizzando vari elementi di Misurina, come l'acqua, le alghe, e quindi adesso personalmente seguo una linea cosmetica di fragranze. Appena ho saputo comunque della chiusura del Pio XII, mi sono subito spinta a descrivere, ecco, delle necessità o delle soluzioni al problema. Non mi piace, ecco, diciamo, in termini di approccio mentale, soffermarmi sulle difficoltà, ma ragionare sulle possibilità invece future. E quindi ho ragionato sulle possibili soluzioni di rinascita dell'istituto. Nel mio blog ho anche parlato appunto di alcune proposte che possono essere verosimilmente applicabili anche qui a Misurina. Parlavo per esempio della combinata con l'agonismo e lo sport in alta quota. Molti sportivi vengono ad allenarsi in alta montagna proprio perché riescono ad aumentare le capacità respiratorie e le proprie performance di resistenza. Quindi pensavo che in occasione delle Olimpiadi del 2026 e anche in concomitanza della struttura che c'è a Palus San Marco, che si occupa proprio di team sportivi, poteva essere propositivo legare il team medico a team sportivi e abbracciare appunto tutto quello che era il tema dello sport agonistico in alta quota. Un'altra soluzione che proponevo era quella di rafforzare ancora di più la partnership della ricerca e sviluppo. So che c'era in corso una partnership molto interessante con l'Università di Verona, e mettendo a paragone Misurina a Davos, so che appunto i centri di respiro, comunque le cliniche di Davos, sono spesso in forte collaborazione e partnership con i centri di ricerca di asma e allergie in Svizzera. Quindi abbinare appunto questo studio approfondito delle scienze della vita in una località così speciale poteva essere per me congeniale. Sempre parlando di Davos, che è molto simile, ecco, a Misurina in termini proprio di microclima o comunque approccio clinico all'asma, ho guardato che tipo di cliniche ci sono lì.
Ed effettivamente sarebbe il caso di prenderle ad esempio come esempi effettivamente che danno un senso anche al bilancio economico di un'attività privata, e la loro soluzione è stata quella di avere un approccio multidisciplinare, ovvero abbinare non soltanto al paziente la cura dell'asma, ma anche l'approccio per cardiologi, long covid, piuttosto che malattie legate alla pelle e quindi alla dermatologia. Un'altra proposta che suggerivo, sempre in abbinato all'approccio clinico dell'istituto, era il soggiorno terapeutico. Qui abbiamo chiaramente tanti benefici legati all'alta quota e legarlo magari al tema del wellness, al benessere, poteva essere più congeniale per avvicinare non soltanto pazienti che necessitano... Scusate, che necessitano di un soggiorno lungo o comunque di un team medico H24, ma dei soggiorni un po' più light per beneficiare sia della bellezza del territorio, ma anche appunto dei benefici terapeutici dell'aria e dell'ambiente. In ultimo, pensavo al progetto di foresta terapia che ho seguito insieme al CAI e al CNR. Proprio a settembre abbiamo fatto una sperimentazione di immersione nella foresta di Misurina e il team di ricercatori hanno riscontrato effettivamente che in termini di bivoc e avoc, ovvero gli agenti chimici naturali presenti nell'area di Misurina, sono straordinari, soprattutto la presenza di alfa-pinene, degli oli essenziali emanati proprio da queste conifere che ci circondano, sono degli ottimi alleati per chi soffre di ansia e depressione, stress, non soltanto appunto malattie respiratorie, ma anche approcci legati più all'aspetto psicologico delle persone. Quindi tutte queste tematiche sono per me un grande incoraggiamento per dire possiamo sperare in un futuro dell'istituto, non soltanto per i benefici che l'asma, appunto gli asmatici possono ricevere qui, ma per tutti questi aspetti legati al benessere 360 gradi. Quindi come abitante di Misurina supporto con tutto il mio cuore il successo di questa battaglia che per noi non è ancora conclusa. Grazie mille.